Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con un nuovo episodio del nostro Steven Age. Signori, siamo in pieno mercato. Allora, noi ora abbiamo la prossima partita dei sedicesimi di Emirates FA Cup, che ci andremo a giocare adesso subito contro il Crystal Palace, signori. Dopodiché vedremo un attimino come si muoverà il mercato per cercare di sistemare un attimino la squadra. Allora, la squadra sta bene così, io non cambierei nulla. Giochiamoci i momenti clou di tutta la partita, sperando di riuscire a passare il turno contro il Crystal Palace. Già è un impegno più particolare. Ci giochiamo tutti i momenti clou. Speriamo che il gioco ce li faccia giocare veramente e non ci boicotti pesantemente facendo segnare il Crystal Palace 8 gol senza che ne possiamo mettere bocca in nessuna delle azioni del loro attacco. Dopodiché, signori, andiamo a vedere se si muove qualcosina per il mercato, se riusciamo a vendere qualche altro giocatore, se riusciamo a piazzare qualche mossa interessante. E ricordiamoci che il nostro obiettivo principale, considerando che siamo oramai primi in classifica, abbastanza sicuri della promozione, dobbiamo cercare un osservatore buono, perché con gli osservatori noi possiamo cercare di farci una buona squadra e spendere poco anche per l'anno prossimo. Attenzione però, lo Stevenage, rimaniamo concentrati sul campo, signore. Lo Stevenage. Vediamo se si inventano qualcosa di interessante. Lo Stevenage! In vantaggio con Reed, signori! In vantaggio con Reed al quinto! Bella l'azione! Reed porta in vantaggio lo Stevenage! 1-0 contro il Crystal Palace nei sedicesimi di FA Cup. Ovviamente non riusciremo mai a vincere la FA Cup, signori, però riuscissimo a portarci avanti nella competizione sarebbe tanta roba, perché comunque sono soldini che a noi arrivano. E daglielo subito, recuperiamo subito il pallone con Gallardo, bella così. 46esimo, fine del primo tempo, siamo sul fine del primo tempo. Lo Stevenage esce dalla propria metà campo. Non doveva essere... No, siamo già al secondo tempo e pallone loro. Pensavo fossimo noi che stessimo uscendo. Non ho letto la dicitura all'inizio del... Sbagalo! Bello così. Mannaggia lui a chi non glielo dice pure. Sbragalo! Oh, signore, lo sbragate o non lo so, o devono per forza pareggiarci sta partita. Sbragalo! Bravissimo! Ok, azione nostra questa volta al 48esimo. Siamo usciti dall'azione principale, dall'azione di prima, con Norris che fa il movimento. Mannaggia, Reed mio, che cavolata che hai fatto. Calcio d'angolo per il Crystal Palace al 53esimo. Vediamo cosa ne uscirà da questo calcio d'angolo. Ne uscirà, è troppo siciliano. Ne uscirà, attenzione ancora. Pallone ancora loro, non fate rigore. Via sta palla subito, mamma mia quanto ci stanno. HP che devono buttare fuori il pallone. Va bene così. Azione nostra, calcio di punizione al 56esimo. Van Kooten dalla battuta sul cerchio di centrocampo più o meno. Reed. Lo Stevenage cerca l'azione per trovare il... Attenzione, subito il buco. Mamma mia cosa ci siamo mangiati. 61esimo, occasione per il Crystal Palace in contropiede. Cosa ci siamo mangiati, signori miei? Cosa ci siamo mangiati? Ai 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 ai. Ancora il Crystal Palace cincisca. Il Crystal Palace cincisca al limite dell'aria. Ah sì, al limite dell'aria. Ma che cazzo lo dico? Ezzi. Riusciamo a recuperare il pallone. Grande Reed che recupera il pallone. Siamo al 65esimo. 66esimo ancora. Azione per il Crystal Palace che si invola con Edward. Da solo, difesa dello Stevenage bucata, ma Van Kooten ci mette un piede. Ancora al 70esimo, azione per il Crystal Palace con Edward, l'ultimo baduardo, Van Kooten, vediamo se riesce a fermarlo. No, però per fortuna lui cincisca troppo e noi recuperiamo un gran pallone, recuperiamo il pallone, mamma mia. Crystal Palace ancora in attacco al 78esimo. Signori, me la fate fare un'azione a me? Mamma mia che partita sudata. Dai così, fuori sta palla, via così. Ancora loro, signori. Crystal Palace in attacco all'82esimo. 1 contro 1. Edward contro Clark questa volta. Vediamo nel cerchio di centrocampo. Torna indietro il giocatore del Crystal Palace, sbagliando pesantemente.
Ma Gallardo ferma l'azione. Al 90esimo è finita. Lo Stevenage batte il Crystal Palace. Bella così. E avanziamo al turno, signori. 16esimi di finale passati. Dai, è così. Ottima prova dello Stevenage. Sudatissima sta partita. Porca miseria, non mi faceva fare nessuna azione. Se non riuscivo a fare quel gol con Raid, sarebbe finita. Saremmo andati avanti praticamente ai supplementari e sicuramente ai rigori. E avremmo perso inevitabilmente, come sarebbe dovuto essere stato scritto. Però noi intanto il golletto l'abbiamo fatto e il turno l'abbiamo passato. Zitti zitti, cacchio cacchio. Posto in arrivo. Allora, offerta per il trasferimento per Santinubu. Ok. Tinubu, signori, Tinubu, me ne offrono 210, lui vale 200. Andiamolo a trattare. Andiamolo a trattare, Tinubu. Riuscissimo a fare un pochino di soldi anche con Tinubu, non sarebbe male. Tanto a centrocampo riusciamo ad organizzarci e a sostituire. Loro me ne vogliono dare 210, io te ne chiedo 300. Ci state? È fattibile per voi? È un ragazzo di 18 anni, ottimo potenziale. Ci state? Ok, 210. Non si schiodano da lì. Controfferta. La tensione sta salendo. Rinegozia l'offerta del cartellino. Dammene allora 260, dai. 260, dai. Ci stanno, ok. 260, Tinubu ci saluta. Forse se si trova l'accordo con la squadra, ma a noi interessa poco. Tinubu, va bene, amico mio. Sei stato un ottimo giocatore, sei stato un giocatore interessante. Ti abbiamo sfruttato per quello che potevamo sfruttarti. A ripensare al mio futuro. Ma Clark, questa squadra non è a rischio, dai. Non essere così rompiscatole, Clark mio. Per ora che le cose girano bene, devi rompere le scatole. Ma porca miseria, Clark. Allora, Tinubu l'abbiamo messo su un treno in uscita. Andiamo a vedere se riusciamo, se c'è qualche osservatore interessante da poter andare a comprare con i soldini che abbiamo. No, sempre gli stessi. Va bene, aspettiamo. Facciamo passare qualche giorno, signori. Facciamo passare qualche giorno e vediamo un attimino come si muovono le situazioni. Fermi tutti, perché già sono passati un paio di giorni. Fermi tutti. Prima di arrivare alla partita con il Walsall non arrivano notizie di Tinubu e questa cosa mi fa paura. Andiamo a vedere i trasferimenti. Staff mercato, staff primavera. Vediamo se c'è qualche novità. Ecco. Già questo mi interessa. Estone. 4 punti esperienza. L'osservatore più esperto deve avere un maggior numero di giocatori. E 3 punti giudizio. Mi sta bene, signori. Mi sta bene. Ha giudicato. Abbiamo trovato il nostro osservatore. Il nostro osservatore Estone. Ci siamo giocati tutti i soldi, però. Non ho valutato questo. Che siamo leggermente rimasti senza una lira. E infatti, mi sa che non lo posso manco mandare. Abbiamo trovato un osservatore estone col quale però mi sa che ci ha lasciato senza una lira. Riusciamo a mandarlo magari in Inghilterra anche per 3 mesi? No, non riusciamo manco a mandarlo in Inghilterra per 3 mesi. Bene così, ci serve che Tinubu se ne vada immediatamente, perché se Tinubu non se ne va siamo messi proprio male. Avanziamo un attimino. Sì, signori, Tinubu se n'è andato. Ci dispiace di nuovo, sei stato un buon elemento, un buon giocatore. Non stai andando a morire, amico mio, non sei condannato a morte, ma stai andando a giocare in un'altra squadra che ti farà sicuramente giocare di più di noi, il Football Slogo, non so chi cazzo la sia. Prezzo addirittura 20k se avessi chiesto di più. Vabbè, non ci interessa, a noi ci interessa che di nuovo sia andato via, che noi riusciamo a mandare il nostro osservatore a cercare nuovi talenti, sperando che ne trovi qualcuno. È il nostro migliore osservatore che abbiamo in ballo e lo mandiamo in Inghilterra, signori. Ce lo teniamo a casa, sì. 3 mesi in Inghilterra, anche perché non possiamo spendere troppi soldi. Norvegia e Russia, non abbiamo tanti soldi da spendere, quindi già se riuscisse a trovare qualcuno in Inghilterra da decente non sarebbe per niente male. Ok, prossima partita, signori. Andiamoci a giocare la prossima partita contro il Walsall. Dai, è così. Andiamoci a giocare la partita contro il Walsall. Non ci interessa la conferenza stampa. Scendiamo subito in campo. C'era Clark che si era lamentato, quindi facciamo giocare Clark prima che rompe le scatole e poi se ne vuole andare pure lui. Fuori Clark. Facciamo anche giocare i nostri due attaccanti, Raid e Rose. Se no pure loro rompono le scatole che se ne vogliono andare.
Mi sa che non abbiamo riserve, signori. Si fa male qualcuno, siamo messi male. Va bene, facciamo giocare anche per Gianni, dai. Per Gianni, per Sweeney. Un po' di turnover ci sta, signori. Così giocano un poco tutti e sono tutti contenti. Dai, scendiamo in campo, scendiamo in campo. Scendiamo in campo. Noi possiamo promuovere un giocatore della primavera. Intanto vediamo, arriviamo fino a fine mercato. Vediamo se arriva qualche altra offerta interessante. Vediamo se arriva qualche altra offerta interessante. Dopodiché valutiamo il da farsi. Dopodiché valutiamo decisamente il da farsi. Perché qualcuno di interessante della primavera ce l'abbiamo. Vediamo un attimino. Intanto portiamoci a casa i 3 punti in questa partita di campionato, che sarebbero oro, perché Walsall, se non ricordo male, era secondo, almeno fino a qualche tempo fa, era secondo in classifica. Quindi una vittoria oggi significherebbe proprio ammazzare il campionato, e noi lo vogliamo ammazzare, signori. Bella così, bello il movimento. Guardalo, guardalo, guardalo. Arrivaci, arrivaci. Mannaggia. Porca miseria, signori, cosa ci siamo mangiati subito. Un gol subito sarebbe stato importantissimo. Gliel'abbiamo data troppo lunga, di pochissimo, troppo lunga, però. È stato quel talento che c'è che è bastato per mettere fuori gioco il nostro giocatore. Nel senso, per far andare in anticipo il portiere, gliela levi sto Intervento pallone. Oh, deciso. meno male. Ancora loro, signore. Walsall, 27esimo. Voglio cercare il gol che gli possa garantire la vittoria, in modo tale da poter riaprire il campionato. Ma non sanno che il campionato già è chiuso, Perfetto e signori, con lo incisivo. Steven Edge. Se ne vuole andare nella serie superiore, nella League One. Ci proveremo fino all'ultimo. Ok. Rose, che tra l'altro è sul mercato, Rose, ricordiamo. Vediamo Percepisco se tutto il riusciamo a suo fare palo questo passaggio in praticamente profondità per vuoto e Roberts, che l'immagine di un mezzo riesce. Il palo passaggio è finale. riuscito, ma non c'è nessuno al centro Occhio dell'aria perché Confucio a recuperare dominando sto pallone. tutto il Roberts allora decide di campo. fare tutto da solo. Solo una giocata di un Mamma singolo mia, che può saltare fallaccio il palo. terribile. Il pubblico vorrebbe una Reed, conclusione. che cazzo non la fate? Dai, però, ma porca miseria. Secondo tempo, 58esimo, Walsall sulla loro fascia sinistra, ma non c'è nessuno al centro dell'area. Attenzione che arriva, però arrivano, va Occhio a bene. questo calcio d'angolo, sono. Non c'è più il calcio d'angolo. 63esimo, occasione per lo Stevenage. Nella nostra metà campo, vediamo se riusciamo a uscire bene. Reed, raggiunge il cerchio di centrocampo. Lo supera pesantemente Reed, molto veloce Reed, molto veloce Reed. Attenzione a Daniels che lo chiude. Daniels lo bracca. Parte un Tiro! leggerissimo. Interviene il portiere, palla ancora buona. Palla recuperata senza problemi dal portiere. Mi fanno venire nervoso queste azioni così. Mannaggia, comunque, azione ancora nostra. Sulla nostra fascia di sinistra. Superiamo la metà campo con Roberts. Ancora lui. Legge Roberts. bene e interrompe Mannaggia. l'azione avversaria. 88esimo, calcio d'angolo loro. Wilkinson alla battuta. Mannaggia, cazzo, ragazzi, ci servivano i 3 punti in questa partita. Ci servivano i fottutissimi 3 punti in questa La mette in partita. Invece vedete che la mezzo. perdiamo. No, va bene, Van Kooten la butta fuori e mi Spazzala sa via il che è pallone. finita. E mi sa che è finita. Finisce qui Fischio il match finale, fischio 1-0 finale. 0-0, che signori, non contro ha contento Walsall. nessuno. In fondo non fa nemmeno Portiamo un male a punticino nessuno. che non serve a Speravamo di avere qualche molto. gol di Soprattutto Erling. non serve a loro, però va Tutto bene, pronto? Si fa. dai. Va bene, dai. Non scoraggiamoci, non scoraggiamoci. Non scoraggiamoci. Allora, va bene così. Va bene così. Allora, signori, calma, sangue freddo, decisi. E carichi, decisi e carichi. Allora arriviamo al 31. Non abbiamo altre partite. Avanziamo. Vediamo se arrivano delle offerte di mercato l'ultimo giorno. Chiudiamo offerta per il trasferimento per Smith. Offerta di trasferimento per Smith. Clark Smith. 990 me ne offrono. Sistemeremmo non poco il nostro budget, che attualmente latita, però è un 63, c'ha 21 anni. Il Frosinone. Allora, signori, andiamo a trattare. Se mi offrono 1.200.000, per 1.500.000 glielo vendo. 1.500.000 andremo a sistemare completamente tutta la nostra situazione economica. Aspetta, noi abbiamo un milioncino e uno. Com'è che abbiamo un milioncino e uno?
com'è che abbiamo un milioncino e uno? Mi sono perso qualcosa. No, 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 allora no. Se l'abbiamo detto lo facciamo. Se mi danno 1.500.000, signori, tanti cari saluti al nostro Smith, al nostro Clark Smith. 1.600.000, dai. 1.600.000. Se mi danno 1.600.000 per Smith, 1.000.000. L'attenzione è alta. Contro offerta, no, 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 non hai capito. 1.000.000, 1.400.000. 1.400.000. Ne possiamo parlare? Niente, niente, mi dispiace. Te ne torni a casa. Non abbiamo per forza l'obbligo di vendere. Quindi, Smith comunque è un buon giocatore. Tra l'altro, ci saremmo trovati ad avere una rosa molto corta. Perché Smith è il nostro. Smith è il titolare, no? Smith è il nostro titolare, sì. E noi a rosa facciamo un attimino di calcoli, signori. Perché noi abbiamo due esterni sinistri, ok, tre difensori centrali, ok, quindi ci manca un difensore centrale, due esterni destri che va bene più quello in primavera. Bostic che se non trova una squadra entro queste poche ore lo andiamo a mettere, lo andiamo a liberare, signori, perché non mi serve a niente. Roberts sulla sinistra va bene, al centrocampo abbiamo Reed, Smith, Rives e basta, ok, quindi dobbiamo andarci a prendere il giovane della primavera. Nego sulla destra. Rose mio, ti trovassi una squadra sarebbe tanta roba. Ma avanziamo, signori, fumiamoci queste ultime ore di mercato. Vediamo se arriva qualcosa di interessante. Vediamo. Prima ora passata e non è successo assolutamente niente. Seconda ora passata e non è successo assolutamente niente. Ok, 7 ore alla fine del mercato e non è successo assolutamente niente. 6 ore alla fine del mercato, sembra tipo il countdown della fine del mondo. 6 ore alla fine del mercato e non è successo niente. E niente, no, signori, è finita così. A 5 ore dalla chiusura del mercato, anche se dovesse arrivare qualche offerta, non riusciremmo a chiudere in tempi interessanti qualche trattativa. Niente da fare. Va bene, quindi, allora, dobbiamo sicuramente andare a liberare Bostic. Lo andiamo a... Fermi tutti, però, a me manca un difensore centrale. Io ce l'ho nel vivaio un difensore centrale. Un attimo di confusione. Ce l'ho nel vivaio un difensore centrale. Non ho nel vivaio un difensore centrale. Ottimo. Barnett, lo sai fare il difensore centrale? 69-85. Lo sai fare il difensore centrale, zio? Mi dovessi diventare un difensore centrale sarebbe tanta roba. 2 settimane. Brutto come pochi, però va bene. Va bene, ok. Abbiamo il nostro difensore centrale, signori. Il centrocampista è 50. Mamma mia, dove ci stiamo andando a lanciare? Dove ci stiamo andando a lanciare? Va bene. Va bene, avanziamo oramai le ultime 3 ore. Come posto in arrivo 2? Fermi tu, come posto in arrivo 2? Quando sono arrivati questi messaggi di posta? Soprattutto chi è? Ah, interesse per Roger e per Kleisbach. Va bene, non ci interessa, signori. Erano due svincolati che stavamo seguendo, ma non ci interessa prendere giocatori svincolati. Ci portiamo a casa giocatori nostri e almeno facciamo un attimino di mercato al prossimo, forse? Risparmiamo qualcosina. Allora. Facciamo gli ultimi spostamenti, signori. Dal vivaio arrivano. Anche perché siamo senza riserve, non va bene. Arrivano Barnett. Ok. Che promuove in prima squadra, sta diventando un difensore centrale. E Hallman. Anche lui. Promuove in prima squadra. Quello col potenziale più forte rispetto a De Sousa. Quindi entrambi in prima squadra. Ok, signori. Quindi adesso dovremmo avere un attimino le situazioni un po' più quadrate. Non abbiamo più soldi. Abbiamo solamente 121.000 K, quindi mi sa che poi gli osservatori non li potremo più neanche mandare in giro, però va bene, una stagione terribile. Vediamo un attimino la classifica, signori. La classifica cede primi con 4 punti di vantaggio sul North Pont, però con una partita in meno.
Ok, va bene, va bene. Detto questo, signori, io per questo video, che è stato un po' così studiato, mi fermo qua. Noi ci vediamo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!